In poche parole, molti di noi devono costruire una nuova relazione con il sé 2 e costruire una nuova relazione con il sé 2 significa un differente modo di comunicare. Se per esempio noi prima davamo sfiducia e disprezzo al sé 2, adesso dobbiamo dargli fiducia e ammirazione. Un simile cambiamento deve partire da una nuova attitudine. Tale attitudine deve basarsi sul fatto che il sé 2 ha veramente un potenziale enorme nascosto, deve semplicemente essere tirato fuori e di conseguenza bisogna incoraggiarlo, bisogna motivarlo, bisogna dargli tutta l'autostima e la fiducia necessaria per fare in modo che esso venga espresso nel migliore dei modi. E visto che abbiamo parlato di comunicazione, qual è la lingua migliore per parlare con il sé 2? Di certo non è la lingua usata dalle parole, anche perché il sé 2 apprende il linguaggio parlato solamente molto tempo dopo la nascita. La lingua madre del sé 2 invece è quella delle immagini sensoriali. Il movimento viene appreso per immagini e per sensazioni. E molto importante per fare ciò è lavorare sulla visualizzazione o motor imagery. La visualizzazione è quella capacità di visualizzare vividamente una situazione nella propria mente, per esempio un colpo, un dritto, eccetera, e cercare appunto di avere un'esperienza polisensoriale nell'immaginazione vivida di questo colpo. Più questo colpo viene immaginato vividamente dal punto di vista del canale visivo, uditivo o cinestesico propriocettivo, maggiori saranno le possibilità di rivivere nella mente realmente quel colpo come se noi lo stessimo giocando con racchette e palline in mano. Nella pratica è come se ti stessi allenando per davvero e questo è il modo migliore, l'unico, per riuscire a entrare in comunicazione e in relazione con il sé 2, lavorare con immagini tramite la visualizzazione. Quindi l'invito che voglio darti all'azione di oggi è proprio quello di allenare la tua capacità mentale di visualizzare il tuo colpo preferito. Chiudi gli occhi, visualizza il tuo dritto, per esempio, e prima dal punto di vista del canale visivo, quindi vedendoti da fuori come se ci fosse un cameraman che sta riprendendo il tuo stesso colpo. Poi, sfruttando il tuo canale uditivo, sentendo il rumore del contatto della pallina sulle tue corde, il rumore dello spostamento dei tuoi piedi e gli ultimi due appoggi sull'avvicinamento alla pallina. Ed infine, sfruttando il canale cinestesico propriocettivo, che è quello, secondo me, più importante, delle sensazioni, sentire la leggerezza dello swing, sentire la pesantezza degli ultimi due appoggi, prima di colpire la pallina, sentire il finale della racchetta che arriva sciolto sopra la spalla, la decontrazione del movimento e così via. Puoi darti mille input diversi, catalogandoli in queste tre sottocategorie: canale visivo, canale uditivo, canale cinestesico propriocettivo. Successivamente prova ad unire la visualizzazione facendo veramente il movimento a secco, senza essere in campo, puoi anche farlo dentro casa tua, stai attento a non rompere qualche specchio, mi raccomando, e riprova questa sensazione che hai sentito durante la visualizzazione. In campo il click avverrà automatico, il sé 2 lavorerà per te richiamando la sensazione del dritto che hai visualizzato a casa precedentemente, e riuscirà a farti uscire dalle tue corde una palla nettamente più veloce, precisa e senza fare fatica. Molto bene, anche per oggi siamo arrivati al termine di questa 12ª puntata Mental Tennis Coaching. Qualora il video ti fosse piaciuto, ti invito a mettere un mi piace su questo post, un commento o a condividerlo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio canale YouTube Tennis Winner Game, dove troverai tantissimi altri spunti e materiale importantissimo per migliorare te ed il tuo tennis. Io per il momento ti ringrazio, un caloroso abbraccio, ti auguro una meravigliosa giornata qua da Tiziano, ci vediamo domani col 13esimo video dei 14 di Mental Tennis Coaching e come sempre, play tennis with passion. Ciao!